deve essere un gioco di divertimento. Ed ora occupiamoci di un tema che sta a cuore a molti, quello del risparmio energetico. Su questo fronte c'è da registrare una importante campagna promossa da ERA. Paolo Pini. 1 milione di lampadine a basso consumo energetico gratis è la campagna lanciata da ERA, la multi-utility prima in Italia per fatturato, attiva nelle province di Bologna, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Ferrara e Modena. Un'opera di sensibilizzazione che farà risparmiare nei consumi e nelle emissioni di sostanze inquinanti. Hanno il compito di educare il cittadino ad utilizzare strumenti di utilizzo di energia a più bassa possibile, minore impatto ambientale, e sono lampade che abbiamo calcolato che nell'arco dell'anno possono portare a risparmio di circa 80 euro per famiglia. L'iniziativa è stata presentata insieme al bilancio Sostenibilità 2005, 762 milioni di euro distribuiti sul territorio tra laboratori, azionisti, pubblica amministrazione ed altri, 331 milioni di investimenti. Sottolineata la responsabilità sociale di ERA con un incremento medio delle tariffe amministrate dello 0,1% nello scorso anno. Sì, per quello che riguarda in particolare il settore del gas, mentre la componente della materia prima è cresciuta significativamente come derivato dal petrolio e quindi ha inciso sulla bolletta in questa direzione, dall'altra parte era diminuito in 2 anni del 15% la componente destinata a lei per le attività di distribuzione. Il gruppo ERA, primo in Italia, ha costituito il consiglio consultivo della comunità locale, al quale partecipano 9 cittadini eletti. Lo scopo è quello della partecipazione attiva nei progetti, informazioni da un lato, richieste e suggerimenti dall'altro. Primo consiglio costituito a Ferrara per il potenziamento del termovalorizzatore. Nel 2006 nascerà un consiglio anche per i termovalorizzatori di Forlì, Modena e per la centrale di cogenerazione.